farò prossimamente? Allora, in teoria, in questo momento, quando voi vedete il video, io dovrei essere a Riccioni con la mia famiglia. Però, prima di tutto, ovviamente, non si può partire così. Si deve preparare sempre la valigia, l'ennesima valigia, però sono sempre le solite cose noiose. E ultimamente, ovviamente, si avvicina settembre. Ah, sfigati che dovete tornare a scuola! Io invece ci andrò tra poco perché voglio fare l'università di filosofia, però non adesso. Adesso mi concentro totalmente sulla mia carriera d'artista e poi farò filosofia un giorno. Lo farò. Tanto so che a filosofia ci vanno i vecchietti, sapete? Quindi da vecchietta andrò a fare filosofia, però farò filosofia prima o poi. Poi tra l'altro fatemi sapere se volete tipo un room tour. Voi non lo sapete, ma io devo cambiare casa. Devo cambiare casa e tra pochissimo, tra l'altro, tra un mese, cioè starò già nell'altra casa. Commentate nei commenti, hashtag vogliamo il room tour. Io faccio le cose per voi, mica per me. Comunque, allora, vi faccio vedere un po' di cose nella mia stanza, un po' di cose nostalgiche. Lei è Paris e lei ce l'ho da quando sono piccolina. Non so chi guardava Non può essere, Non può essere. Allora, chi ha guardato Non può essere in questo momento, commenta Paris di Rosemary, ok? E io ho scelto il nome Paris perché Rosemary aveva un pupazzo a cui era super affezionata che si chiamava Paris. E io, vabbè, sono super, super fanatica. E quindi ho chiamato uguale. Poi c'è questo. Lui si chiama Pippo ed è il pupazzino che mi ha regalato Luca, che ce l'aveva da un sacco di anni e me l'ha regalato. Non so perché me l'ha regalato. Vabbè, comunque. Carino. Ti saluta. Ciao. Ciao Luca. Poi andiamo avanti e ci vediamo in chiacchiere. Vi faccio vedere, a grande richiesta, what's in my school bag. E vi offro anche due opzioni, tra l'altro. Per quelli più agili e quelli con meno libri, avete questo, che è il set Color Splash. L'altra volta vi ho mostrato il motivo glam con i fiori di hibiscus. E oggi vi mostro uno un po' più dinamico per le persone più powerful. Questo zaino contiene già un bel po' di roba, quindi vi faccio vedere subito che cosa c'è al suo interno. Tombolone Color Splash, sempre abbinato al set, che contiene pennarelli con la punta fine. Sono stupendi perché sono veramente fini. Guardate quanto sono belle le matite, perché hanno dei colori meravigliosi e tra l'altro scrivono anche molto bene. È presente quando è bello ma non balla? Ecco, questo è bello e balla. Che bei colori. Ho messo anche la gomma e le penne. Le penne sarebbero queste. Blu, ovviamente, blu, perché già parto col pregiudizio se qualcuno scrive con la penna nera. Persone che scrivono con la penna nera, commentate in questo momento. Io scrivo con la penna nera, ma vabbè. E troviamo questo, che è impermeabile ed è il mio preferito. Perché? Perché è trasparente, visto che ho un sacco di cose. E soprattutto in questi casi con gli evidenziatori, stai lì sempre 3 anni a frugare, a cercare il colore. Sì, però è più anche immediato dove mettere la mano. Qui ci ho messo tutti gli evidenziatori, quelli fluo. No, questo è il meno fluo, però fate finta che è fluo. Poi anche quelli pastello, che sono quelli piccolini, carini. Li potete mettere ovunque. Questo qui è il tombolino. E qui dentro ci ho messo in realtà le cose più essenziali, per cui la gomma, la matita, 2 penne blu, ovviamente blu. Questo quaderno è un PVC, fantastico perché ha i separatori. Sono questi 2 quaderni qua che io amo tantissimo per i loro fantastici colori. I post-it da mettere anche inseriti qua dentro o nei quaderni ad anelli. Io quando andavo a scuola usavo solo i quaderni ad anelli e ogni tanto anche questi per se dovevo prendere gli appunti. Anche la versione mini, così almeno sappiate che ci sono anche queste. Subito vi mostro l'altra opzione. Questo in trolley è per le persone più pigre e per le persone che hanno anche troppi libri. È stato ultra mega comodo ed è super pratico. E nulla, ragazzi, queste sono le cose. Cioè, sono tantissime. Fatemi sapere qual è stata la vostra preferita e qual è l'elemento della cartoleria che voi preferite. Mi sono rotta le palle. Per quale motivo? Perché papà non si muove. Poi lui non si muove per prendere sti sap. Non l'abbiamo mai usato il sap. Vabbè, scusami, se una cosa non l'hai mai fatta non la fai. Non hai mai mangiato, non mangi. Sarai in grado di usare il sap? No, non ho detto questo. Ho detto che lo prenderemo. Voglio venire il sap. Perché? Perché voglio venire, non c'è un motivo. Vabbè, ma non l'hai mai usato? Tu dici che saresti in grado di usarlo? Perché no? Quanti voli prometti? Ah, prometto? Speriamo il meno possibile. No, ma quanti, secondo te? A naso. A naso, appena entrerò sicuramente ne farò almeno 3. E Giulia, secondo te quanti ne fa? Giulia è più le volte che è in acqua che sotto. Saranno i fatti.
E io penso che invece dovrebbe parlare per sé. Quindi dici io che penso sarebbe... che tu dovresti andare a prendere i sap ancora. Mi sta maltrattando, ragazzi. Sta maltrattando un povero chiama, uomo. Chiama il telefono sta rosso. Maltrattando un povero uomo. Sara, tu cosa dici, Sara? Sara. Ma ci acconsenti? Dai papà, vai a prendere il sap. Niente, andiamo a prendere il sap, ragazzi. Ci vediamo dopo. Qua Giulia è partita sul sap senza neanche sapere la spiegazione, ragazzi. State in piedi e riesce. Vai Giulia. Qui abbiamo Luigi che è uno spettatore. E qua abbiamo Giulia. Eccola, eccola. È uno. Ha capito, ragazzi. Ha capito. Ha capito a primo colpo. Vai che ce la fai, vieni verso di me, dai, vediamo se ce la fai, vieni. Ha fatto il figo, adesso vediamo. È caduto. Eccolo là, Luigi è caduto. Luigi è uno. Ah, oddio papà, però se cadiamo uno nel camino. Raga, il topino. Hai trovato il figlio? Ci siamo papà, ribaltati noi. Come cazzo ti fa ribaltarsi con la canoa, Giulia? Solo con te posso ribaltarmi con la canoa. Che stai facendo? Sembri una foca. Una balena sviaggiata. Qua la vedo dura. Sei vivo? Beh, insomma, ragazzi, abbiamo capito che il sap non è per noi. Il sap non è per lui, perché per me, io ho capito. Bene. Adesso, dopo che mi sono ribaltata dalla canoa e dal sap, riproviamo col sap. Vi dimostrerò che questa volta sbagliando si impara. Grande, hai imparato. Hai imparato, ragazzi. Guardatela che classe, che stile. Non cadere. No, tempo c'è lui dietro, ma che ti tiene con la mano, per questo non andiamo, dagli una manata a quella mano, picchialo, brava Giulia, picchialo, non picchialo, non... ancora si è attaccato, dagli un colpo di remo, bravo, staccalo, staccalo. Quale sarebbe la meta, Giulia? La boa. Lei indica la col dito, aia, è andato adesso intanto, un remo. Per arrivare, scendi. E fare cosa? E tornare a nuoto. A nuoto. Mi ha dato pure gli occhiali, ignorante. No, le scenda. Devo arrivare dove? Là. Scenda, senza far ribaltare il Bene. Siamo finiti così. Ciao, gnorri! Sta contrabbandando il sapo con Luigi, che non si arrende, perché quello lì è più testa dura di lui. Ciao, ragazzi. Sapete dove siamo? Lui è Luigi, come al solito. Sono suo fratello, comunque. Esatto, è il più figo dei fratelli di tutta Italia. E siamo in camera sua, molto da gamer. Guardate la tastiera da gamer. Parleremo di cose serie, cose piccanti, cose scomode e domande a cui avreste sempre voluto una risposta o che molti di voi aspettano. Per cui, ho sentito che faremo un'intervista. Proprio così, siete pronti a rispondere? Prima di tutto, come sta andando la vostra estate? La nostra estate è piena di cose, cioè la mia personalmente ha visto di cotte e di crude. La mia estate è stata molto piena, insomma, sono stata a Riccione, adesso ci ritorno, sono stata con gli amici, sono stata con la mia famiglia, tantissime bellissime esperienze, cose belle, cose brutte, ho riallacciato dei legami, li ho persi. Insomma, un'estate che vale per 5, possiamo dire. Io sono partito dopo aver finito la scuola, sono stato abbastanza a casa, sono uscito qua nella mia città in generale. E siamo appena tornati alla finale Ligure, qui siamo stati una settimana, vabbè, mi sono divertito e vabbè, è appena iniziata l'estate, anche se sta già finendo. Che mi sapete dire della prova costume invece? La prova costume, questa fantomatica prova costume che si dice così. Ok, che modo di dire, mi potresti dire, sei pesantissimo, non iniziare col pippone. Però è brutto che esista un ideale di corpo perfetto per essere all'altezza, sentirsi all'altezza di uscire al mare o sentirsi sicuri di uscire al mare, perché rispetti i canoni. È assurdo che nel corso del tempo sia sempre cambiato l'ideale di bellezza. Infatti un sacco di tempo fa, quando c'erano i banchetti e le cose, in un altro periodo storico,
l'ideale di bellezza, il canone, cioè la prova costume sarebbe stato più grasso sei, meglio è, perché sei più ricco, perché facevi più banchetti. Però è veramente agghiacciante questa cosa, è terrificante che una persona non si senta all'altezza perché c'è la prova costume, perché implicitamente c'è proprio un ideale di corpo, capito? Riguardo alla mia prova costume, io penso semplicemente che quello che abbiamo svolto nell'anno alla fine sarà il riepilogo del tuo corpo. Io quest'anno mi sono mezzo allenato, mezzo no, quindi vabbè, la prova costume è andata decentemente. Non dico troppo bene perché non sono mai soddisfatto del mio corpo, però diciamo che decentemente. Prossima domanda! E a proposito, vi siete mai sentiti giudicati per il vostro corpo? Io sento il peso 365 giorni l'anno perché dimagrisci e... ma quanto sei dimagrita, ingrassi o ma quanto sei ingrassata? Le persone pensano che le loro parole non abbiano un peso. È brutto sentirselo dire, sentirsi sempre osservati, sentirsi sempre esprimere un giudizio non richiesto sul tuo corpo. Non te l'ho chiesto. E magari il fatto che sono ingrassata a me fa stare male. O magari un'altra persona che è dimagrita troppo e magari non giustamente. Si sente in difetto anche lì. Vengono anche a dire che gli influencer modificano le foto. Beh, è imposto su di loro un ideale di bellezza. Direi che lo fanno anche per sentirsi all'altezza. Io non, in questo momento non troppo. Per quanto riguarda il passato, sì, sono stato tipo in sovrappeso per un anno o due. Quindi sì, cioè, mi sentivo abbastanza a disagio. Quindi le altre volte, tipo gli anni scorsi, non ero neanche troppo contento di andare al mare. Tipo quest'anno, già solo con un po' di insicurezza in meno, mi sono tipo approcciato alle persone con cui mi circondavo, perché comunque avevo sempre il difetto, cioè non era un difetto, ma comunque avevo un'insicurezza che non mi portava a non parlare con gli altri. E questo, basta. Grazie che hai detto questa cosa. Proprio perché questi discorsi sono pesanti. Ultimo bacio. Parti te, io... Ah, è vero. Mi aspettavo questo tipo di domande perché sono le domande che mi fanno più spesso e va bene, vi do il contentino perché se è questo quello che vuole sapere la gente, poi giudicano gli influencer perché sono superficiali, ma è questo il loro interesse, vabbè. È stato in questo mese. Io so anche con chi. E c'ha 4 lettere il nome. Vabbè, io... Ieri. Come ieri? Come ieri? Oh, lascia stare. Ma perché non me l'hai detto? Tu me l'hai detto? Sì che te l'ho detto. Ah, sì, in effetti sei stato il nome. Cosa? Freebooter di TikTok ha 4 lettere il nome. Cosa significa quella roba che hai detto prima di... Sono quelle che mettono le clip di YouTube e le mettono su TikTok o su Twitch, le robe delle cose, si chiamano Freebooter. Ah, ho scoperto una nuova cosa. Ciao, boomer. Sentiamo la prossima domanda. Abbiamo parlato di amore. Ora però parliamo anche di odio. Cosa ne pensate degli influencer che litigano pubblicamente sui social? Ridicolo. Penso che sia ridicolo, a meno che non sia successa una cosa veramente grave. Cosa stai facendo? No, perché hai detto pensavo su te. Qua non possiamo mettere perché c'è il copyright, perché è troppo bravo. Perché a meno che non sia una cosa grave da dover comunicare al mondo dei social, ma davvero grave, comporta solo altro odio e in più è pure controproducente. Io ammetto di essere stata in queste cazzatine varie, magari di mini dissing, e di questa cosa me ne pento tantissimo, perché è controproducente, perché scagli una marea di fan che al posto che difenderti a spada tratta vanno a mandare odio come quella persona ha fatto con te. Seconda cosa, tu diventi conosciuto per queste cazzatine e magari una volta che avrai da esprimere un messaggio serio non ti prenderanno seriamente perché tu hai fatto questo in passato. Io non voglio essere ricordata per questo, per cui me ne pento e non lo rifarei mai, lo sconsiglio. Chi cerca di diventare famoso creando hype su queste cose. Ovviamente non mi riferisco a nessuno in particolare. Lo fanno, a me sinceramente... Litigate quanto volete, io sono dell'idea che non me ne frega niente. Ah, tu sei più vivi e lascia vivere, cioè se qualcuno si tira le frecciatine tu... A meno che non sono io il diretto interessato, anzi, se te mi dissi mi fai solo che un piacere, che tanto mi dai hype. Ah, flammato. Secondo voi sia una cosa brutta e una cosa bella dei social?
Ok, adesso ti esprimo un mio parere, un mio giudizio, una mia opinione. La cosa bella dei social sono le persone. La cosa brutta dei social sono i personaggi. E adesso ti spiego. La cosa bella sono le persone, perché tu puoi conoscere veramente delle persone magnifiche, stupende, che non avresti mai potuto incontrare, con cui sei un sacco compatibile e con cui puoi fare veramente delle cose grandi. E poi invece puoi incontrare certi personaggi che giudichi senza conoscere, che magari dietro si nasconde una persona straordinaria, o il contrario, che dietro un personaggio straordinario si nasconde una persona di merda. Il vantaggio dei social, per quanto guardo io, mi dà il modo di, boh, io sono, non sono uno, come dire, che gli importa degli altri, però comunque se tipo un mio amico va, posso vederlo perché le mette una storia, una cosa del genere, no? Ma anche social media si intende anche WhatsApp, quindi per me è anche un modo di comunicare, per comunicarvi a voi, tipo in questo video, cosa pensiamo di queste domande. Sì, effettivamente è bellissimo come fonte di comunicazione. Sì, perché magari puoi mandare e dare dei messaggi giusti, in questo caso giusti, su una piattaforma in cui si svolge intrattenimento. Lato negativo? Lato negativo, molteplici volte, sono le persone che si abitano dentro. I personaggi? No. Con personaggi intendo anche tipo, che tipo, cioè tipo... Sì, queste, sì. Cioè tipo... Le persone spesso, secondo me, a parer mio, che insultano, perché... è quello che rovina una piattaforma in sé, le persone, gli haters, che insultano una persona che sta portando il suo contenuto, che se te piace o non piace. A me sinceramente del giudizio degli altri ormai lascio passare, a meno che non sia una persona cara, comunque sia un consiglio personale. Se il consiglio va a degenerarsi in un insulto, a parer mio non è più una... appunto, come ho detto prima, un consiglio è là soltanto un modo per farti buttare giù moralmente e magari puntarti a diventare la persona in cui gli altri vogliono. In questo mondo, secondo me, ci sono più svantaggi che vantaggi, a parer mio. Vero. Rimaniamo sull'aspetto del personaggio. Attualmente vi piace qualcuno? Io posso dire di essere solo tanto confusa, perché ho conosciuto tante persone che mi piacciono, tante persone diverse con cui mi sono trovata un sacco bene, che mi piacciono proprio come persone, però io sono dell'idea che una persona, prima di fidanzarsi, prima di intraprendere una relazione con qualcosa di grandissimo, debba conoscersi e debba amarsi e amare se stesso in solitudine, prima di poter cercare amore in un'altra persona, perché molto spesso le persone, non conoscendo abbastanza se stesse, si vanno a mettere in delle relazioni che veramente non le fanno evolvere e anzi finiscono per danneggiarle e essere tossiche, perché non sanno stare da sole e hanno bisogno per forza di qualcuno che le ami. Però vai al punto, chi ti piace? Sì, mi piace qualcuno. Okay. Non mi hanno chiesto chi. No, infatti, ti piace qualcuno, perché avevi detto la teoria ma non hai detto sì o no, capisci? Vabbè, comunque sono dell'idea che prima devi conoscerti e amarti tu e poi gli altri. E io sono molto confusa anche su me stessa. Devo sviluppare ancora bene la mia identità per poi trovare veramente qualcuno. In verità, come ha già detto lei, anche io sono abbastanza confusa. È brutto dire così, ma ho due persone che in verità potrebbero essere le persone con cui affronterei una relazione. Però in questo momento sono due situazioni completamente diverse, quindi va, io mi soffermerò sul sì. Solo per Giulia, ma non è che se conosci tante persone che ti piacciono, allora sei poliamorosa? Cos'è il poliamore? No, beh, allora, il poliamore, guardate i video di Maria Sofia come li spiega bene, però non penso di esserlo, ecco, però non si sa mai. Qual è il vostro lavoro dei sogni? Quello che, appunto, sognavate di fare fin da quando eravate piccoli? Il mio lavoro dei sogni che sognavo di fare da piccola era... l'artista, ma non l'artista fine, l'artista da spettacolo. Cioè io ho sempre sognato di avere davanti un pubblico molto grande. Io sono sempre stata una proprio che sotto i riflettori era la migliore versione di se stessa. Ed è così bello perché lo sto realizzando. Il mio sogno da bambino era diventare uno youtuber, oppure il calciatore, che vabbè l'abbiamo fatto, l'abbiamo pensato tutti. Sì, sì. Calciatore ho fallito. Più o meno. Come? Il calciatore ho fallito, ho fatto 8 anni calcio, non sono riuscito. Ah. Per ora vorrei far diventare più o meno, cioè, quello che secondo me ormai farò diventare un lavoro, o può essere lo YouTube, cioè youtuber o Twitch. Perché, TikTok e Instagram, secondo me devi essere uno dei top in Italia e speriamo di diventarlo, però, secondo me.
Ma io faccio il tifo per te. E quanto siete vicini a realizzarlo? Allora, io mi sento dal punto di vista artistico sulla strada giusta, nella direzione giusta, e sono molto orgogliosa di questo. Ho tante persone che credono in me su questo punto di vista. Io amo l'arte in tutte le sue forme e sto riuscendo a sviluppare bene questo concetto. Dal punto di vista social, che era una cosa che assolutamente non mi aspettavo, in parte ad avere tanto pubblico, è una cosa veramente complessa e non mi sento per niente sulla giusta strada, anzi, per questo ho deciso di affrontare questa cosa, prendere in mano la situa e dire ah, qua non sta andando bene, e ho deciso di fare il cambiamento. E il mio cambiamento è proprio di cercare di cambiare nel mio piccolo il mondo, che è una cosa fattibile da chiunque, secondo me, se veramente ci credi e se veramente hai le palle di farlo. Ma io ho appena iniziato, quindi sono molto lontano, quindi ho iniziato adesso, cioè ho 16 anni, speriamo che entro i 18 riesco ad arrivare a un determinato obiettivo che mi sono prefissato. Dai che ce la fai, poi dopo poi mi dici qual è il tuo obiettivo. Ok. Fantastico, a me piacciono le persone che provano a cambiare il mondo, quindi mi aspetto di vederne delle belle. Grazie mille per questa intervista, alla prossima! Allora, grazie mille anche a Maria Sofia, queste sono state delle domande veramente interessanti secondo me. Sul mio profilo comunque, come vi ho detto, vedrete dei cambiamenti e tra l'altro farò dei video che spiegheranno il perché di tante cose. Il perché di tante cose e che veramente mi costerà tirare fuori veramente le palle per fare questo video. Questi video, perché so già che quando dici delle cose importanti comportano anche una platea che risponde. Quindi vi ringraziamo di aver guardato il video fino a questo punto, lasciate un mi piace e commentate con hashtag minuto filosofia, visto che è stato tutto un minuto filosofia, e tra l'altro seguiteci su Instagram, vi lasciamo i social, Instagram, TikTok, seguiteci perché lì ci sono veramente le cose importanti e siamo due persone che vale la pena seguire. Perché vale la pena seguirti? Boh, perché io sono bello. La bellezza è molto soggettiva, lo sai. Sono simpatico, punto sulla simpatia. Ecco, appunto, meglio così. Io perché voglio cambiare il mondo. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Mua!